Ciao a tutti, ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite di questa puntata Lorenzo Nicotra, grazie per essere qui con noi in questa intervista. E Grazie Lorenzo è un personaggio che è molto appassionato di politica, ha sempre cercato di dire la sua opinione su molte tematiche, dalle più vaste possibili, che riguardano comunque la nostra comunità e la nostra zona, che è il Canavese. E da poco che è stato fondato questo movimento di amici, a te. Sì, gruppo di cittadini. gruppo di cittadini, si chiama il Canavese Riformista, che si sta battendo molto su una tematica molto importante, molto discussa negli ultimi anni, soprattutto adesso anche con la pandemia, che è l'ospedale di Ivrea. Lorenzo, innanzitutto ti chiedo di presentarti, magari per chi non ti conosce, presentare appunto questo movimento, questo gruppo di cittadini che è il Canavese Riformista. Ti ringrazio, innanzitutto grazie dell'invito e grazie per la possibilità di essere qui. Io mi chiamo Lorenzo Nicotra, sono nato a Castellamonte, sono cresciuto prevalentemente a Rivarolo, tra l'altro vicino, molto vicino qui. E niente, poi sono stato 10 anni a Torino per motivi lavorativi, poi la vita mi ha riportato in Canavese, fortunatamente, sono contento di essere tornato dove sono cresciuto. E vabbè, la passione per la politica poi è una cosa che capisci con gli anni, ma adesso che sono, diciamo, più grandicello, riconosco di aver avuto sempre, diciamo, latente. Poi quando cresci, diventi più adulto, le riconosci più facilmente le tue passioni, fortunatamente, no? E allora con un gruppo di amici, avendo questa passione, ma siamo nati principalmente per parlarne tra di noi, innanzitutto, perché avevamo voglia di parlare di politica e rispetto a 30-40 anni fa, i nostri padri, i nostri nonni avevano le sezioni dei partiti, se volevano parlare di politica, in qualsiasi sezione, indipendentemente dall'area politica di famiglia, diciamo, e chiunque si poteva informare, discutere dell'ospedale, dei rifiuti, delle scuole, di qualsiasi argomento, anche solo andare a ascoltare. Non necessariamente bisognava per forza esporsi, no? E questo non avviene più da 30 anni e, a maggior ragione, poi dopo parleremo dell'ospedale e l'abbiamo toccato con mano, no? Parlando con centinaia di persone in queste settimane, abbiamo visto che le persone hanno innanzitutto voglia di parlare di politica. Dobbiamo sfatare un mito, cioè questi 30 anni di un certo tipo di politica, è vero che hanno sfiduciato le persone, molte persone non si sentono più rappresentate, molte persone appena gli dici politica, lo vedi già dal linguaggio del corpo, no? Vedi, no, parliamo di qualcos'altro, no? E invece è essenziale, perché è successo con l'ospedale, ma sono sicuro che succederà con altri temi. Molte persone vogliono sapere, ma non sanno niente, ma perché nessuno glielo dice, non perché. E allora siamo nati così, per caso, per discutere tra di noi. La prima riunione è stata il 7 febbraio, ci incontriamo il primo lunedì di ogni mese. Non abbiamo una sede fissa per due motivi: prima, perché siamo appena nati e non ce l'abbiamo ancora. Ma poi perché vorremmo essere itineranti, cioè alla fine il Canavese è veramente enorme, va da, appunto, da tutta la zona oltre Ivrea, perché il Canavese è formato dall'Alto Canavese e il Lepore Diesi, quindi è una zona molto vasta. E quindi vorremmo essere itineranti, come stiamo già facendo, dopo vi spiegherò. E quindi abbiamo scelto di cosa parliamo, a parte quella la prima sera che abbiamo discusso di tutto, dagli ultimi 30 anni, ce n'è da discutere. Cosa scegliamo come argomento? E allora abbiamo proposto per due motivi il nuovo ospedale Canavese. Il primo perché già avevamo capito che la maggior parte delle persone non ne sapeva nulla, e poi per l'imminenza della scelta. Sapevamo che era questione di mesi, settimane, e quindi abbiamo detto: è questo il momento, cioè, se ne dobbiamo parlare, non dobbiamo parlare adesso, perché dopo che decidono non è neanche giusto, da un certo punto di vista, no? Protestare. Se avevi una possibilità da cittadino, da istituzione, di fare qualcosa per indicare una scelta, lo dovevi fare prima. E allora, primo atto che abbiamo fatto è stato mandare una mail a tutti i sindaci del Canavese, in cui spiegavamo da cittadini perché eravamo nati e perché ritenevamo la zona del, poi ci arriviamo nel dettaglio, ma la zona del casello autostradale di Ivrea per noi era migliore per fare l'ospedale Canavese. E da lì abbiamo cominciato a collaborare con dei sindaci, abbiamo fatto diverse Come mai, secondo sessioni. te, non
non si riescono a creare questi spazi in cui si parla di politica, queste agora politiche, come mai non si riescono a creare? Tra l'altro, perdonami solo perché mi sono, chiedo umilmente scusa, perché io sono qui, ho gli oneri e gli onori di, diciamo, di essere una sorta di frontman, no? Sono il portavoce di questo gruppo di cittadini, ma ci tengo a nominarli, quindi a parte me, che vivo a Castellamonte, sono cresciuto a Rivarolo, c'è Davide Aiesi che vive a Favre, da poco ma vive a Favre, e Moreno Lamprese di Rivarolo Canavese, anche lui, e c'è Guido Barone, ci tengo tantissimo a nominarlo, è un rivarolese doc, però trapiantato a Madrid da un po' di anni, ma ha tenuto a fondare con noi il gruppo e a partecipare, naturalmente per come può, come potete ben immaginare, a tutte le nostre iniziative, primo perché la sua famiglia risiede in Canavese, quindi ha tutto l'interesse diretto a parlarne, a discutere, a contribuire, ma poi perché, e sono sicuro che succederà prima o poi, avere il punto di vista di un carissimo amico con cui sono cresciuto insieme, che vive in un paese simile al nostro, però diverso inevitabilmente, avranno i loro modi di gestire le cose, e sapere come funziona è buono. Quindi dicevo, Guido Barone di Rivarolo, Andrea Configliacco di Oglianico, Andrea Deiola di Banchette, Sandro Maffei di Castellamonte come me, e poi Mauro Ramondetti e Michele Ruggiero, tutti e due di Rivarolo. Siamo in nove. Siamo nati 9 uomini, visto che ci tengo a dirlo, perché ad esempio abbiamo fatto 3 riunioni, nel frattempo siamo più che triplicati come amici di Canavese Riformista, abbiamo già tante donne tra i nostri partecipanti ed è un nostro obiettivo primario, perché anche le donne hanno voglia di parlare di politica. Abbiamo appena fatto il primo evento, quindi dopo la prima mail che abbiamo mandato ai sindaci per diciamo farci conoscere e soprattutto chiedere di informare i cittadini e di aiutarci a informare i cittadini e di diffondere le notizie sul nuovo ospedale Canavese. Il primo evento che abbiamo fatto è stato il 9 aprile a Quarnier, alla presenza di una quarantina di sindaci. È stata una bella giornata di confronto, c'era anche chi non la pensava come noi, come il sindaco di Ivrea Sertoli, il sindaco di Bollengo Ricca, e è stato un bel confronto. Innanzitutto 40 sindaci significa decine di migliaia di cittadini canavesani rappresentati quel giorno lì, tutti hanno potuto dire la loro, vabbè, c'è stato qualche brusio, però vi assicuro, ma poi potete vedere, eravate presenti anche voi, giornalisticamente parlando, quindi si può vedere la diretta, i video, quindi non è successo niente di che, diciamo, si poteva tranquillamente ricomporre. Comunque è stato un bel momento, ma noi non ci fermiamo qui, nel senso che adesso stiamo informando le persone stanno da che abbiamo cominciato, alla reazione media era: ma perché si costruisce un nuovo ospedale? Che la gente non sapeva, oppure, ma perché non si può potenziare, che ne so, Castellamonte, Quarnier e Ivrea, quello che c'è, e così far fronte? Sì, allora, tecnicamente la risposta è sì, si può fare. Tu qualsiasi casa la puoi ristrutturare, lasciarla dov'è, non è obbligatorio cambiarla. Però la risposta in realtà è no, perché lo sapevamo già, quasi tutti gli ospedali che sono stati ultimati negli ultimi anni, se li rifacessero adesso, li farebbero già diversamente da come li hanno fatti. Quindi, quale migliore occasione per capire, imparare tutte le lezioni che a caro prezzo abbiamo dovuto, con centinaia di migliaia di morti? E noi indichiamo quell'area perché è fuori dai centri urbani, quindi speriamo che non capiti un'altra pandemia, ma noi non abbiamo la sfera di cristallo, non lo possiamo sapere. Se ricapita, cosa facciamo? Facciamo finta di non aver vissuto quello che abbiamo vissuto, quindi fuori dai centri urbani significa evitare che centinaia di migliaia di persone che gli passano anche solo davanti, per dire, vadano a ingolfare la struttura. E poi anche come lo costruisci. A sviluppo orizzontale, l'area vicino al casello autostradale è doppia rispetto all'espansione massima dell'area ex Montefibre, ma può arrivare potenzialmente fino a 500.000 metri quadrati di spazio. Quindi noi non sappiamo cosa avremo bisogno tra 20 anni. Magari dovremo creare nuovi spazi staccati dal corpo centrale dell'ospedale. Quindi, visto che queste cose è meglio saperle prima, quando costruisci da nuovo, quella è la migliore area, attaccata al casello, attaccata alla Pedemontana. Abbiamo calcolato i minuti di percorrenza, come potreste fare tutti, non abbiamo fatto nessuno studio scientifico, Google Map, navigatore, differenze tra tutti i comuni, 10, 20, 30, 40% di differenza, dopodiché i cittadini lo capiscono da soli. Cosa vuol dire la differenza? Vita, morte? La tua spiegazione è stata molto convincente, ma come mai c'è ancora questo dibattito? Nel senso, quali sono le argomentazioni per portare il nuovo ospedale nell'ex area Montefibre? Ribes, cioè casello autostradale. Sì. Scusami, no.
giusto per precisare. No, poi ti dico anche quelle per cui io non porterei nell'area molte fibre, giusto, a volte sono speculari, per cui è facile. E, allora, dicevo, fuori dai centri urbani, ormai l'abbiamo capito, possibilità di espansione, l'atterraggio dell'elisoccorso, lo capiscono tutti che se lo fa in una zona dove non c'è neanche una casa, nell'arco di centinaia di metri, può atterrare l'elicottero in qualsiasi condizione. Noi abbiamo scoperto, facendo le nostre ricerche, che anche molte delle piattaforme di atterraggio e del soccorso attuali sono migliorabili, e se le dovessi rifare adesso non le rifaresti negli stessi luoghi, perché soprattutto di notte o con cattive condizioni meteorologiche non garantiscono la sicurezza dell'atterraggio e del decollo, quindi significa togliersi una possibilità del soccorso, sappiamo quanto è importante. Poi c'è le vie di collegamento, se succede un incidente sulla Torino Aosta, sei attaccato al casello dell'autostrada, in 30 secondi tu sei all'ospedale, molto più che invece dover andare all'area Montefibre. Ieri noi, tra le tante tappe che stiamo facendo del percorso che ti dicevo itinerante, noi ieri eravamo a Ponte, giovedì eravamo a Castellamonte per cercare di informare i cittadini, di fargli capire l'enormità della scelta, è storica, se ne parla da 40 anni nell'ospedale, se ne parla. E quindi abbiamo considera che a tutti gli puoi fare l'esempio, perché gli dici quanto ci metti ad andare lì, quanto ci metti ad andare là. Comunque durante la sera un fondatore come me, Andrea Figliacco di Ognanico, intanto, come ho avuto modo di dire in diretta, gli ho fatto l'applauso perché è arrivato tardissimo, ma aveva un motivo, sua mamma aveva avuto un incidente, ha rischiato di essere presa investita, ospedale di Ivrea, mi ha mandato la foto mentre andava all'ospedale di Ivrea ed era in prossimità dell'ospedale ed era in coda da un quarto d'ora. Ma è quello che cercavo, no, c'è una domanda di prima, no? Le argomentazioni che porti sull'area Ribes, quella del casello, sono molto convincenti, dico. Però come mai allora c'è ancora questa discussione su queste due aree? Quali sono le argomentazioni per l'ex area Montefibre? Quello, perché sicuramente anche loro porteranno delle argomentazioni. Alcune sono anche comprensibili, alcune anche in parte condivisibili. Però, ripeto, non è un campanilismo, perché consideriamo che questo ospedale dovrà servire 200.000 cittadini, 150.000 dei quali si trovano da questo lato. Per cui quello che chiediamo a chi, diciamo, invece ritiene l'area Montefibre la migliore, visto che loro sostengono che i motivi per il quale, diciamo, non abbiamo ragione noi sono tendenzialmente che non si può togliere l'ospedale dalla città di Ivrea. Io cito sempre che l'ospedale di Biella ha finto di fare la stessa cosa pochi anni fa. L'ospedale di Biella non si trova a Biella, si trova a pochi chilometri fuori, si trova a Ponderano, ma nessuno lo chiama l'ospedale di Ponderano, giustamente, perché è l'ospedale di Ivrea. Poi giustamente anche loro dicono però l'ospedale nel centro cittadino è più facile da collegare tramite il trasporto urbano. È vero che da un certo punto di vista è così, però bisogna anche riconoscere il fatto che la maggior parte delle persone che purtroppo sono costrette ad andare in ospedale non ci vanno in bici o col pullman, sono costrette quando possono, perché la salute glielo consente, vanno in auto; quando non possono sono costrette ad andare con l'ambulanza, con il soccorso. Quindi il trasporto cittadino influisce poco da questo punto di vista. Basta pensare alla vita di ognuno di noi. Io tutte le volte che sono andato all'ospedale, fortunatamente poche, sono andato in macchina o con l'ambulanza, mai, per fortuna non è mai successo, però tanti amici con l'ambulanza. Quindi altra cosa, loro sostengono che sarebbe un'ottima occasione quella di farlo in Montefibre, perché l'area è già urbanizzata, ha già gli oneri di urbanizzazione più i collegamenti fatti. Però quello che loro, diciamo, sostengono essere un punto di forza a loro favore, in realtà per noi è un punto di debolezza, perché l'unica strada che potrebbe collegare l'area Montefibre a tutti è il terzo ponte. Il cosiddetto terzo ponte tutti lo conoscono, tutti lo hanno fatto anche solo una volta, e in molte delle fasce orarie della giornata le macchine sono ferme in coda. Quindi significa adesso, senza l'ospedale, figuriamoci aggiungendo l'ospedale. Quindi io capisco le motivazioni, però quando se si trattasse di prendere una scelta che riguardasse solamente Ivrea, allora parleremmo solo di Ivrea e dei bisogni di cittadini di Ivrea, posto che interi quartieri della città di Ivrea farebbero prima andare a Pavone, dove diciamo noi, che andare all'attuale ospedale di Ivrea, ma anche all'ipotetico ospedale di Montefibre. Ma soprattutto questa non è una scelta fatta in funzione dei cittadini, dei soli cittadini di Ivrea, è una scelta storica, è importante, fatta in funzione di 200.000 cittadini. Per cui non dobbiamo fare una scelta, ne abbiamo sentite tante in questi giorni, politica, tecnica,
Per me l'unico modo per definirla è che dobbiamo fare la scelta migliore. La scelta migliore per la maggior parte dei 200.000 cittadini coinvolti è farla, tra tutte le proposte fatte, e farla nell'area del casello autostrada di Ivrea. Può essere magari il fatto che, diciamo, l'area di Ivrea, comunque Ivrea, politicamente abbia un'influenza molto più impattante, diciamo, anche a livello di onorevoli, comunque consiglieri, sia a livello regionale, a livello nazionale. Quindi comunque molti fondi, diciamo, anche a livello nazionale sono sbloccati da loro, sì, quindi sì, diciamo, determinano un po' le scelte. Poi a livello canavesano, Ivrea, anche se non viene magari considerato proprio centrale a livello canavesano nella nostra, nel nostro immaginario, però a livello politico, a livello economico, ha un forte potere. Invece noi, diciamo, la parte di Rivarolo, perché comunque abbiamo Ivrea, Rivarolo, Chivasso, prima della cintura di Torino, a Rivarolo comunque poi alla fine rimaniamo un po' vuoti, un po' tagliati fuori, perché a livello politico non siamo impattanti, diciamo, non abbiamo un comune tra Rivarolo e Chivasso che supera i 15.000 abitanti, quindi, cioè, secondo me un po' potrebbe essere magari che Ivrea, comunque la politica di Ivrea giochi un ruolo molto importante su questo gioco. Chi prenderà la decisione finale qua? Allora, intanto la decisione finale la prenderanno, compresi gli esponenti politici a cui ti riferivi tu, il consiglio regionale, quindi tutti i consiglieri regionali, che siano di Ivrea, non di Ivrea, che siano della Lega o non della Lega. Tra l'altro, proprio da pochi giorni, visto che ti riferivi a questo partito politico in particolare, quattro esponenti della Lega, che adesso sembrerebbero essere solo più tre per la recente fuoriuscita del consigliere Fava, nonostante fossero fino all'altro giorno nello stesso partito, hanno posizioni diverse, ma è legittimo che abbiano posizioni diverse. Poi sta a ognuno di noi, ma più che altro a ognuno dei cittadini che si trova nella zona di riferimento del proprio consigliere, del proprio parlamentare, chiedersi se il proprio consigliere o il proprio parlamentare ha, secondo ognuno di noi, difeso con tutti i mezzi che poteva le esigenze del territorio che rappresenta. Quindi lo determinerà il consiglio regionale. E infatti noi stiamo cercando di fare più cose, proprio per, come cittadini, abbiamo anche delle armi, oltre a informare, diciamo, le persone. Noi, nei vari incontri che stiamo facendo, abbiamo avuto modo già di incontrare alcuni consiglieri regionali. Ad esempio, giovedì a Castellamonte era presente il consigliere Fava, io l'ho anche ringraziato pubblicamente perché si è esposto. Poi certo, a me fa piacere perché si è esposto per un'area che è quella che condivido anch'io, ma innanzitutto un politico, secondo me, ha il dovere di esporsi da un certo punto di vista. Se tu sei consigliere regionale del Piemonte, devi dire quello che pensi, poi potresti essere d'accordo o no, ma lo devi dire. In fondo sei quello che prenderà la decisione. E quindi noi stiamo facendo questi incontri per contribuire a diffondere le informazioni. Stiamo già collaborando con diverse amministrazioni locali, siamo già in contatto anche con i consiglieri regionali, proprio per capire un po' come l'orientamento del Consiglio regionale. E poi le due petizioni, una online e l'altra cartacea, ci tengo a chiarire perché sono due. Primo perché, come è evidente capire, non tutti hanno la possibilità di firmare online, non tutti hanno la connessione. Io vivo in una frazione dove se non hai la connessione satellitare non ce l'hai, perché si rifiutano di portartela a casa. E quindi molti hanno difficoltà, ma anche se non soprattutto perché quella cartacea è a tutti gli effetti un atto pubblico. Noi stiamo già raccogliendo le firme, siamo a oltre 600 firme cartacee, e controllato poco fa eravamo quasi a 1300 firme online, perché quella cartacea la stiamo proponendo ai sensi della legge della Regione Piemonte, perché la Regione Piemonte, all'articolo 85 dello Statuto, prevede già per tutti i cittadini, tu, io, chiunque, può proporre una petizione su un argomento che ritiene importante. E direi che l'ospedale per 200.000 cittadini è forse la madre degli argomenti importanti, e si possono fare delle petizioni, ed è quello che stiamo facendo. Noi stiamo diffondendo in modo di chiunque può, anche tu volendo, puoi raccogliere le firme, e i moduli li abbiamo distribuiti a tutti i sindaci del Canavese, a tutti i cittadini con cui stiamo entrando in contatto. Firmeranno anche 2-3 firme a persona, anche solo il proprio nucleo familiare. Non sono assolutamente poche, quindi nessuno si deve fare problemi, perché 2-3 firme tu, 2-3 firme io, è così che si creano i numeri. E sarà importante perché non è vincolante, non è un referendum, quindi non abroghiamo nessuna legge, non proponiamo nessuna legge, ma è vincolante perché, essendo un atto pubblico che noi manderemo direttamente al Consiglio regionale, tutte le firme fatte secondo le regole che ci chiedono loro, non potranno non tenerne conto, se non altro dal punto di vista
quando prenderanno la decisione, se sarà la decisione che noi auspichiamo, saremo felici, magari avremo contribuito per un granello a raggiungere l'obiettivo. Se non sarà la decisione che piace a noi, l'unica cosa che non potranno dire è di non aver saputo quello che pensavamo. Lo sapranno. E voi che in questo periodo vi state muovendo, quindi state proprio tastando a livello concreto con le mani le opinioni, mi interessa capire un po' ai cittadini e poi i cittadini di Ivrea, cosa pensano di questa situazione. Hanno uno spirito molto orgoglioso, molto patriottico, volendo l'ospedale al centro della città, oppure comunque c'è un ragionamento che va oltre ai confini di Ivrea e guarda tutto il Canavese? Fortunatamente, vabbè, avevo già questa percezione, nel senso che non, l'unanimità non ce l'hai mai, no? Sì. C'è sempre qualcuno, diciamo, che la pensa diversamente. Fortunatamente, se la pensassimo tutti allo stesso modo sarebbe anche noioso da un certo punto di vista. No, noi ci stiamo accorgendo che tantissime persone di Ivrea sono loro stesse chiedono che venga spostato fuori dalla città verso dove diciamo noi adesso non ho contato, mi pare già una cinquantina di firme sono arrivate da cittadini residenti a Ivrea, ma lo diciamo in parte anche prima, in parte perché quasi metà della città di Ivrea fa molto prima ad andare al casello autostrada di Ivrea che a Montefibre, ma in realtà anche dall'altro lato delle Porediese, sì, forse come chilometri sono, spostandolo verso il casello autostradale, sì, sono dei chilometri più che loro non avrebbero fatto, ma a livello di velocità di trasferimento, prendendo l'autostrada, loro, come abbiamo avuto modo di appurare anche nei nostri incontri in queste sere, tanti anche da Albiano e dai comuni limitrofi per venire a Ivrea prendono l'autostrada, perché fanno molto prima prendere l'autostrada, uscire dal casello autostradale di Ivrea e poi entrare da Banchette piuttosto che farsi il terzo ponte. Lì è proprio, voglio dire, un'opinione non sospetta, nel senso che non arrivano dei comuni che tendenzialmente dovrebbero pensare di volerlo fare a Montefibre. Quindi, ripeto, e il paradosso che stiamo vivendo in questi giorni è che è talmente ovvio, secondo noi, il perché si debba fare lì, che in realtà è, adesso dico a livello generale, poi mi piacerebbe dettagliarlo, cioè è la politica che in realtà, il mondo della politica che in qualche modo sta invece faticando un po' di più a reagire, nel senso che in parte non è neanche colpa di una parte di questa comunità, perché se per 2 anni io e te non parliamo mai di niente e poi in 2 giorni viene fuori tutti questi riflettori, in parte messi anche da noi, e non è né facile fare poi far capire a tutte le persone, alle decine di migliaia di persone che non ne sanno nulla, fargli tutta la cronistoria degli ultimi anni. Quindi è faticoso da un certo punto di vista, però io sono convinto che stiamo operando bene, stiamo informando le persone, stiamo facendo capire perché è importante. Speriamo di riuscire a convincere il decisore, come dicevi tu, chi decide, che è il Consiglio regionale. Invece in tutta questa narrativa, una cosa che mi interessa capire, no? È il ruolo che magari potrebbe avere Cornier, l'ospedale di Cornier. Il fatto che comunque il pronto sia ancora bloccato e tutto. Come mai non so se avete inserito nella narrativa comunque questo discorso, se non l'avete fatto, cioè come mai non l'avete fatto? E secondo me potrebbe essere una cosa molto collegata a tutto. È assolutamente collegata naturalmente, perché si parla di sanità, non l'abbiamo fatto per concentrare tutte le forze, anche per un motivo che ti dicevo poco fa. Molte persone, quando le abbiamo cominciate ad approcciare, ci dicevano appunto: ma perché non mettiamo a posto? Sì, comunque, ma noi dobbiamo pensare all'ospedale che ci curerà per i prossimi 30, 40, 50 anni, ma non significa che ad esempio Cornier o Castellamonte non siano essenziali, anzi lo sono ancora di più dopo quello che abbiamo vissuto, perché inevitabilmente Cornier deve tornare, se si può anche potenziare ed essere il pronto soccorso di riferimento per le valli, per tutti i comuni da Ceresole in giù, per i comuni dell'Alto Canavese da questo lato, quindi rimane comunque un'esigenza importante, anzi le battaglie è meglio farle una alla volta, perché sennò si rischia di, per farne troppe tutte insieme, di essere inefficace, di non arrivare, e ti garantisco che in queste settimane tutti noi, privati cittadini, stiamo spendendo ore del nostro tempo per una battaglia. Ma, come ti dicevo anche prima, abbiamo tanti argomenti e Cornier sarà... La domanda che mi faccio da cittadino è: abbiamo vissuto un periodo di pandemia forte, acuto,
Per cui posso anche capire, servivano una parte del personale medico, serviva in luoghi, diciamo, in prima linea, no? Va bene, li mandi in prima linea, adesso diciamo, incrociamo le dita, perché mentre lo stavamo dicendo poi è scoppiata la guerra, però incrociamo le dita, stiamo uscendo, si spera, dalla pandemia, e la domanda che mi faccio da cittadino è: perfetto, posto che non penso che li abbiano rapiti gli alieni, i validi medici di Cornier che facevano funzionare il pronto soccorso, dove sono finiti? E se loro per mille motivi non possono tornare, o perché hanno preso strade diverse, carriere diverse, cosa stiamo facendo per riaprirlo? Cosa stiamo facendo per sfruttare di più Castellamonte? E cosa stiamo facendo? È una cosa che ci tengo, mi fa piacere la domanda perché ci tengo a dirla, sempre perché dobbiamo prendere le scelte oggi, ma la messa a terra la vedremo tra tanti anni. Noi adesso stiamo parlando tante di strutture, una cosa che sicuramente, e quindi lo faremo, che Cornier e Castellamonte, una cosa che sicuramente nei prossimi mesi cercheremo di focalizzare l'attenzione è la medicina territoriale. Perché tra le tante, una cosa che avevo scoperto qualche anno fa ed è rivenuta fuori adesso in tutte le ricerche sul come si tratta la materia sanità, alla fine il futuro non sono gli ospedali, da un certo punto di vista. Anzi, ti devi augurare di non andare in ospedale, perché ci andremo per le grandi emergenze, per le grandi operazioni, quindi si spera di non andarci. O per maternità, e invece si spera di andarci, anzi sempre di più, visto che la natalità è bassa. Ma il futuro della sanità è a casa delle persone. Io dico sempre alle persone che stiamo incontrando, ho scoperto una cosa che per me è fantastica. Ad Amsterdam oltre il 70-80% dei parti avviene nella casa della partoriente. Uno dice, ma com'è possibile? Perché inevitabilmente ti viene umanamente da dire, ma se succede qualcosa? Allora, andate a controllare il tasso di mortalità infantile dell'Olanda, non è fuori dai canoni, per cui... E poi provate a immaginare, una donna che deve partorire, se sceglie di farlo in casa, visto che è giusto che scelga lei, se lo fa a casa sua è perché si sente tranquilla, ma si sente anche dal punto di vista medico, l'equipe viene a casa, i macchinari ormai sono, la grandezza e l'ingombro degli animali, dei macchinari è sempre più piccola, sono tutti portatili ormai grandi, naturalmente quel 20-30% di gravidanze che possono essere a rischio, che non si sa mai, si fanno in ospedale, ambiente. Però è così, quindi, andare a casa, io abito in una frazione, molti sono anziani, molti non hanno la macchina, molti sono soli. Avere delle sedi da cui partono, e quindi inevitabilmente legandoci a Cornier, bisogna lanciare una campagna di reclutamento della sanità pubblica mai vista, per tornare a rimpinguare i servizi dove non ci sono, e dobbiamo anche cominciare a, senza buttare i soldi dalla finestra, ci mancherebbe, a smettere di considerare delle esigenze che hanno i cittadini come un costo. Perché se spendiamo il 10% in più per la sanità, uno potrebbe dire, ma non è un'azienda, io lavoro in un'azienda, quindi so cosa vuol dire, si riducono i costi. Ma in quel caso lì tu non stai vendendo un bene, tu stai cercando di curare le persone. Meglio le curi prima, meno ti costerà curarle dopo, se non hai fatto niente, quindi screening, medicina territoriale, andando a casa delle persone, evitando che vengano da te, che ingolfino gli ospedali. Non si capisce perché per prenotare un esame pubblico ci vogliono gli anni e domani mattina vado in qualsiasi... Quindi ci sono tante cose da fare. Spero che ci sia l'occasione di incontrare i cittadini anche battendo il ferro caldo, diciamo, dell'ospedale per renderli consapevoli. Sì, la medicina territoriale, diciamo che la mancanza di medicina territoriale è stato il punto debole italiano durante la pandemia. Infatti paesi come la Germania, che hanno uno sviluppo di medicina territoriale molto alto, sono sicuramente riusciti a fronteggiare meglio l'emergenza. Un'altra domanda che volevo farti è, abbiamo visto sempre a livello canavesano-rivarolese, abbiamo visto comunque in questi ultimi due anni sindaci come quello di Castellamonte che si sono battuti molto per questo ospedale, e volevo chiederti invece se hai ricevuto dei feedback magari da altre amministrazioni, come può essere quella rivarolese, e che posizione hanno al riguardo. Allora, noi naturalmente in queste settimane stiamo contattando tantissimi sindaci, e ci sono alcuni sindaci che la pensano in un modo, altri la pensano in un altro, è normale, è legittimo. Poi all'interno delle due aree, diciamo, di pensiero, delle due scuole di pensiero, magari c'è chi ha un po' più di coraggio, c'è chi ha un po' più, magari c'è chi ha la scadenza elettorale, quindi magari un po' più anche invogliato a, mentre c'è, ottimizza, mentre sta facendo la campagna elettorale, informa anche i cittadini, quindi le reazioni sono diverse. Però io devo dire che in generale fino adesso
devo essere sincero, abbiamo avuto collaborazione, cioè stiamo collaborando con tantissime brave persone che si stanno impegnando su una decisione che anche nonostante gli sforzi di molte amministrazioni, sicuramente alcuni di più, alcuni di meno, però nonostante gli sforzi di molte amministrazioni, alla fine non sono riusciti fino adesso a raccogliere quello che meritavano anche da un certo punto di vista. Quindi io ho scoperto citavo prima il sindaco di Pavone, è il primo che ha risposto in ordine di tempo alla prima lettera che avevamo mandato come Canavese Riformista. Devo dirti che ho trovato una persona di cuore, molto preparata, che tenace, che combatte, ma la stessa amministrazione di Cornier hanno capito al volo l'importanza di poter fare una manifestazione come quel tipo, portando 40 sindaci lì. Quindi io devo dire che ci sono i margini, c'è la possibilità per far sì che il canavese cominci a pensare un po' più come canavese e un po' meno come Castellamonte, Rivarolo, Cornier, e visto che ci sono anche tanti sindaci bravi, preparati, volenterosi. Noi, come non essendo amministratori, come cittadini, quello che possiamo fare è continuare, cioè continuare a metterli in contatto tra di loro. Nelle varie serate che stiamo facendo, stiamo cercando, inevitabilmente, se la serata è in un comune, cerchiamo di coinvolgere un bacino di persone, quindi tutti i comuni limitrofi. Io sto sentendo anche prima di venire qui, ho ancora sentito 3-4 sindaci con alcuni abbiamo già organizzato. Noi il 28 aprile saremo a Samone. È molto importante, ci teniamo particolarmente a questa tappa, non perché sia più importante di altri, ma per il luogo in cui si svolge. Essendo Samone, l'area del casello autostradale di Ivrea, dove noi speriamo si faccia l'ospedale, è tra Pavone e Samone. Quindi è proprio il cuore di quello di cui stiamo parlando. Quindi andare lì, cercare di informare ancora le persone che non sanno nulla, cercare di coinvolgere con la petizione per lanciare il messaggio. Quindi noi stiamo collaborando con tante amministrazioni, devo dirti, non abbiamo avuto scontri, no, per dire, la maggior parte sono stati ben volentieri, hanno collaborato, con alcuni magari non c'è stato ancora modo, ma chi lo sa, magari ci sarà tempo più avanti, però devo dirti, tutto sommato, sì, qualcuno più coraggioso, qualcuno meno, però massima collaborazione da parte di tutti fino adesso. Canavese Riformista rimarrà un gruppo di cittadini che si informano e parlano di politica o potrebbe diventare altro? No, capisco la cosa verte la domanda. No, noi siamo un gruppo di cittadini, quindi poi ciò non toglie che se tra 3 anni uno degli amici di Canavese Riformista si vorrà candidare al comune X perché ci tiene, ci vive e ci tiene in prima persona, magari anche grazie alle riunioni fatte con noi, perché ha imparato, gli è venuta la passione e quindi niente, vuole contribuire per forza al bene del proprio comune, io sarò il primo a esserne orgoglioso, voglio dire, se potrò gli darò anche una mano, ma noi rimaniamo uno spazio aperto a tutti, ci teniamo a rivendicare questa cosa. Tutti possono partecipare alle riunioni di Canavese Riformista, siamo senza vincoli di bandiera, senza vincoli di partito, basta solo avvisarci che volete venire, noi vi avvisiamo se è tutto ok, ma solo perché a seconda della partecipazione dobbiamo trovare il luogo giusto, però assolutamente non siamo un partito, siamo un gruppo di cittadini, spazio aperto a tutti e faremo di tutto per rimanere questo. Abbiamo toccato, penso, abbastanza tre tematiche sull'ospedale, vuoi aggiungere altro? C'è qualcosa che... No, ti dicevo, siamo il 28 aprile a Samone, e saremo sicuramente in altri comuni, lo ufficializzerò quando sarà ufficiale al 100%, però sicuramente continueremo nella nostra opera itinerante sul nuovo ospedale e poi il 2 maggio ci sarà la riunione mensile di Canavese Riformista, chiunque, ne approfitto per fare un appello, nel senso, approfitto dell'occasione per invitare chiunque abbia voglia di partecipare alla nostra riunione mensile, ci trova sui social, trova mail, numero WhatsApp, ci può chiedere, mandarci la richiesta di partecipazione e di lì poi dialogheremo, quindi benvenga, però sì, direi che sull'ospedale abbiamo detto, poi ci saranno altre tappe, quindi continueremo. Lorenzo, grazie mille, spero che questa intervista serva anche ad avere dei feedback in più su questa tematica, magari delle adesioni in più. Lo spero, ma sono sicuro che sarà così. Grazie mille, grazie per essere stato qui e noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.